sta diventando sempre più difficile il cammino delle squadre di testa del campionato di terza categoria, girone D, quello della delegazione di Catanzaro. Sta diventando più difficile perché Goodfellas e Tiriolo stanno incappando in risultati contraddittori, specie nel girone di ritorno, e stanno consentendo alle seguitrici, particolarmente Girifalco e Staletti, ma anche il Maida, di riportarsi a ridosso appunto delle due capo classifica. Sta diventando più difficile perché la Goodfellas è stata fermata sul pareggio 2-2 dalla Serra Stretta, un pareggio probabilmente anche inaspettato dai padroni di casa, che a un certo punto si trovavano sul 2-0 e poi si sono visti raggiungere nel finale della partita da due gol particolarmente segnati a ridosso del 90esimo, 87esimo Miai e 93esimo Falvo, un Serra Stretta che ha poco da chiedere al campionato, ma che probabilmente ha voluto giocare uno scherzetto non di quelli belli alla capolista Goodfellas. Se non va meglio al Tiriolo, che viene sconfitto a Staletti 1-0 con il gol di Averso. Tiriolo che nel girone di ritorno è già alla terza sconfitta in campionato, dopo che la squadra del punto tirolese si era trovata a vincere le prime del campionato e restare a punteggio pieno, se non andiamo errati, per 6 gare consecutive. Poi invece nel girone di ritorno un momento di stasi per il Tiriolo, che si trova in seconda posizione in classifica a 2 punti dalla Goodfellas, ma davvero si vede avvicinare dal Girifalco che vince in trasferta la propria partita contro il San Pietro Apostolo, che segna in pratica l'attacco alle prime posizioni della classifica, appunto, della squadra girifalcese, che con una doppietta di Cristoforo sbanca appunto San Pietro Apostolo. E a ridosso anche delle prime della classifica arriva lo Staletti, come dicevamo, vittorioso sul Tiriolo. È stato capace lo Staletti anche di fermare in casa la Goodfellas, quindi con le squadre prime della classe la squadra di Staletti sta avendo dei buonissimi risultati e quindi come dicevamo si trova adesso in quarta posizione a 30 punti e quindi con la grande possibilità di potersi giocare un semifinale playoff. Anche il Maida però è un po' più staccato a 28 punti e il Cortale, che invece è stato scavalcato appunto dal Maida nello scontro diretto 2-1 a favore della squadra di casa del Maida, e quindi Maida che si porta in quinta posizione, relegando in sesta posizione, quindi fuori dai playoff, appunto il Cortale. Sul resto del fronte segnaliamo la vittoria esterna dell'Excalibur contro l'ultima in classifica il Grifone e la vittoria 5-3 del Feroleto contro la Kennedy, anche in questo caso un susseguirsi di gol che in pratica con due squadre che giocano serenamente, hanno poco da chiedere al campionato, appunto ricordiamo che non ci sono retrocessioni e pare che la lotta al vertice sia ormai già ben delineata.